Sì, qui con coach Giulio Cadeo alla quarta amichevole di questo precampionato della Fiorentina Basket. Nonostante comunque i grandi carichi di lavoro, si vedono già anche in questa partita contro la Virtus Siena i primi schemi e comunque già i primi movimenti. Come le è parsa questa quarta amichevole e quali sono i dati positivi che sono emersi? Ma intanto, come le altre, devo dire che è stata un'amichevole vera e non mi aspettavo cose diverse rispetto alle altre partite. Intanto perché qui a Siena questa società ha sempre dimostrato di avere delle caratteristiche ben chiare, evidenti, e oggi l'hanno dimostrato. Quindi abbiamo giocato con una squadra che ha messo subito in campo grande intensità, grande determinazione, e questo per noi è importantissimo perché così capiamo subito che campionato sarà. La cosa positiva è, pur magari dicendolo che questa sarebbe stata la partita, non sempre è sufficiente dire alcune cose come cosa succederà, e siamo partiti più morbidi rispetto a loro. Quindi se da una parte c'è questa cosa negativa, c'è da dire che comunque la squadra è rientrata in partita e ha avuto l'atteggiamento giusto. Ecco, per proseguire invece il precampionato, quali sono quindi le indicazioni che si spera possa arrivare da qui fino a ottobre, all'inizio del campionato, per arrivare pronto quindi alla prima giornata? Ma io penso che ancora a 360 gradi dobbiamo lavorare. In maniera particolare io credo nel conoscerci e di crearci una nostra identità. Non è possibile avere questa identità dopo 15 giorni, 20 giorni, a volte non è possibile averla dopo 2 mesi, 3 mesi di lavoro. Questo deve essere ben presente nella testa di tutti e ci deve portare solo a un maggior lavoro. Quindi non vedo particolari problematiche, se non tutte nello stesso tempo. Ecco, un'ultimissima domanda flash, invece per quanto riguarda gli under, che comunque anche oggi nell'ultimissimo periodo, il quinto, hanno avuto spazio, e comunque gli altri che avete acquistato, come ti sono parsi e qual è il tuo pensiero su di loro per quanto riguarda comunque gli allenamenti e il contributo che potranno dare durante la stagione? Ma diciamo che abbiamo due gruppi di under, quelli un po' più grandicelli, che comunque De Leone ha potuto giocare praticamente sempre e quindi già ha una certa intesa, comunque si è delineato le sue caratteristiche. Bevilacqua, con il problema che ha avuto, è stato fermo una settimana, ma comunque mi sembra che già rientrando negli allenamenti e in questa partita sono ragazzi che ci potranno dare sicuramente una mano, e oltretutto sono ragazzi con grandi margini di miglioramento. Quindi sono giocatori che ci aspettavamo queste cose, minuti importanti, devono andare avanti su questa strada. L'altro gruppo è quello dei più giovani, che non solo hanno giocato quarto, ma qualcuno è entrato anche nel primo e nel secondo quarto, devono farsi trovare pronti e continuare a fare quello che stanno facendo in settimana con noi.